Hasta la vista, ragazzi! Io sono Cyborg Gamer dal distopico futuro ed eccoci oggi in un nuovo mitico episodio su Dragon Ball Sparking Zero. Bene, oggi andiamo ad esprimere assieme il primissimo desiderio al caro potentissimo Super Shenron. Cioè, ragazzi, è la prima volta che in un gioco di Dragon Ball, se non sbaglio, c'è Super Shenron, ok? Quel drago gigante, dorato, imponente che c'è in Dragon Ball Super, con le sfere del drago giganti quanto pianeti, ve lo ricordo. Quindi, innanzitutto, è una cosa grandiosa, mastodontica, che hanno messo nel gioco, quindi invece di metterci soltanto Evoca Shenron normale, Evoca Polunga, Dynamek visto mille volte, appunto abbiamo anche Evoca Super Shenron direttamente da Dragon Ball Super. Si vede tantissimo che Dragon Ball Super è molto integrato appunto in questo gioco, anzi forse è la parte principale Dragon Ball Super rispetto a Z che ormai conoscono tutti. Comunque, la cosa che mi sto chiedendo adesso è: come diavolo si fanno a collezionare queste sette sfere del drago gigantesche come pianeti? Io non ne ho idea, ragazzi, penso che lo scopriremo. Al momento non so ancora come collezionare le varie sfere del drago, poi magari ci farò un episodio in cui le andiamo a collezionare, vedremo un po'. Comunque sia, al momento abbiamo fortunatamente il desiderio di Super Shenron già pronto per essere fatto, ok? Perché l'Ultimate Edition mi ha dato la possibilità di avere il primo desiderio almeno per Super Shenron gratuito, poi gli altri non saranno così. Insomma, bisognerà rimboccarsi le maniche davvero e andarli a prendere ste sfere, ma io non mi riesco a immaginare come diavolo si faccia a collezionare tutto ciò, dato che sono giganti, non sono quelle appunto piccole e medie come quelle di Shenron e quelle di Polunga, sono gigantesche come pianeti, come fai a prenderle? Assurdo, ragazzi, io me la vedo come una cosa divina, cioè nel senso che gli dei possono maneggiare queste sfere del drago, le possono muovere come vogliono, ma appunto non i mortali, quindi bisognerà capire come che funziona tutta sta roba qua. Per il momento ci godiamo Super Shenron e non ho idea di come sarà l'animazione quando esce fuori e compare dalle sfere, ok? Perché per quanto riguarda Shenron normale, già lo sappiamo, abbiamo visto, ed è sempre quello più o meno. Per Super Shenron è una roba totalmente nuova, quindi fantastico. Prima di procedere vi voglio ricordare di recuperarvi, se non li avete visti, gli scorsi episodi di questa serie. Vi lascio sempre le schede qui in alto e i link in descrizione. E se non lo farete, verrete terminati. Adesso, ragazzi, è il momento appunto di evocare Super Shenron. Dobbiamo fare solamente conferma e andiamo. Mamma mia, ragazzi, magico momento, anzi momento epico. Vediamo tutto quanto assieme. Le sfere gigantesche come pianeti che brillano, ma non vengono neanche inquadrate tutte quante. Oddio, bellissimo, ragazzi. Fantastico, appare così, gigantesco, enorme, lo sappiamo. Ok, che vocione che ha. Mamma mia, ragazzi. Potentissimo! Solo per dire questa frase, mamma mia, ci ha messo un'eternità. Ma comunque, che vocione potentissimo che ha, spaventoso! Intanto lì sotto c'è scritta una roba incomprensibile, ovvero Aro al Rap, Oriduase Nu Out Oire di Sed. Ovviamente scritto al contrario, me ne ero già accorto. E dovrebbe essere desiderio tuo, un esaudirò, parla ora. Però dovrebbe essere il tutto giusto così, anche perché c'è la maiuscola sulla A, quindi è come se la frase inizia da lì, quindi non è che si è buggato qualcosa, ma è proprio così, ragazzi, quindi assurdo, non mi aspettavo tutto ciò. Tra l'altro, diamo un'occhiata al drago, ragazzi, bellissimo, non c'è stata un'animazione tipo del drago come quando compare per la prima volta in Dragon Ball Super, cioè che si muove attraverso lo spazio, no? E ci viene mostrato che è talmente imponente che supera la grandezza delle galassie. In questo caso ci appare così davanti nello spazio, ma comunque adoro lo sfondo così spaziale, no? Con tutte le stelle, galassie, eccetera, eccetera. Quindi vediamo un po' i vari desideri, la cosa più importante. Voglio più personaggi. Primo desiderio, ed è quello che cliccherò probabilmente. Aumenta il mio livello giocatore, stessa cosa che può fare anche Shenron a quanto pare. Poi abbiamo voglio più zeni, possiamo sbloccare gli zeni da qui. Voglio nuovi costumi, quindi anche qui, ragazzi, a quanto pare possiamo sbloccare i costumi. Quindi che senso ha appunto chiamare Shenron se possiamo chiamare lui e ha anche i personaggi che si possono sbloccare e ha gli stessi desideri di Shenron? Aumenta il livello giocatore, c'era. Voglio nuovi costumi, c'era. Voglio più zeni, c'era. Comunque sia,
abbiamo delle robe ripetitive, ma potrebbe essere che con questo drago sblocchiamo roba più di alto livello, mentre con Sharon roba più di basso livello. Ok, roba più rara con questo drago, roba più classica, normale, con il drago Sharon normale. Mi aspetterei una roba del genere. Se facciamo R1, ci spostiamo a voglio, oggetti, abilità. Vedete, ci sono altri desideri nascosti, diciamo così. Poi abbiamo voglio più titoli, proprio come per Sharon. Facciamo R1 e si ritorna a questa schermata. Se andiamo in basso, sono solamente due a sinistra e due a destra, proprio come Sharon. E quindi, ragazzi, io andrei con i personaggi, anche perché mi interessa tantissimo. Sono curioso di vedere che cavolo ci sblocca. Facciamo conferma. Ok, attenzione. Possiamo sbloccare Black Goku oppure Zamasu fusione e basta, per il momento almeno. Quindi Black Goku o Zamasu fusione. Ragazzi, questa è un'ardua scelta, non è facile per me perché adoro entrambi i personaggi quasi allo stesso livello, insomma. Allora, nonostante la scelta sia difficile, io, ragazzi, vado per Zamasu fusione, che effettivamente mi piace un po' di più di Black Goku. Quindi Zamasu fusione, non so se è la fusione corrotta o quella normale, ma dovrebbe essere Zamasu fusione normale. Quindi facciamo conferma. Ok, Otom Eneb. Ok, fatto Zamasu fusione normale. Ok, ragazzi, intanto lui si illumina e sparisce. Perfetto. E ci è uscito lì in basso a destra il tipo di personaggio che abbiamo sbloccato, quindi Zamasu fusione, quello normale. Quindi il drago se n'è andato, non abbiamo visto le sfere appunto spargersi per i vari universi 6 e 7, perché mi ricordo che si spargevano per questi due universi separati, però non abbiamo visto le sfere andare via, cioè dividersi e spargersi dappertutto. Solo il drago che è sparito con una luminescenza, così, con tanta luminosità. Quindi, ragazzi, anche questa è fatta. Come potete ben vedere, qui adesso gli slot sono praticamente identici, senza l'immagine del drago, per tutti e tre. E abbiamo le varie figure, i cerchietti, dove ci dovrebbero essere le sfere del drago, vuoti, scuri, per tutti e tre i draghi. Questo significa che in futuro dovremo andare manualmente a prendere le sfere, in qualsiasi modo si faccia, collezionarle e poi esprimere di nuovo un desiderio per Sharon. Penso tre desideri per Polunga. E appunto un desiderio fuori dal comune, diciamo, più potente per Super Sharon. Infatti qui dice tre desideri per Polunga. L'unico che può esprimere tre desideri è Polunga, e non saprei davvero quali potrebbero essere le sfere più scomode e difficili da beccare, cioè se quelle di Super Sharon, quelle di Polunga o quelle di Sharon. Penso quelle di Super Sharon siano le più difficili da prendere, da trovare, perché appunto ci dà i personaggi, ci dà molta più roba di alto livello, ecco, quindi immagino sia così. Poi, ragazzi, scopriremo il tutto a tempo debito. Adesso voglio andare a controllare com'è questo Zamasu fusione. Andiamo subito nel roster. Facciamo qui battaglia offline, giocatore 1 contro CPU. Conferma. Let's go, ragazzi. Si va, dai, che voglio vedere com'è questo Zamasu fusione per bene. Adesso che è sbloccato dalle catene, non c'è più il lucchetto che lo blocca. E vediamo un po' quale arena scegliere. Possiamo scegliere effettivamente il posto adatto per Zamasu fusione, ovvero Rovine Città, cioè il futuro di Trunks del futuro di Dragon Ball Super, in cui ci sono Black Goku, Zamasu, poi Zamasu fusione e Zamasu fusione corrotto. Quindi scegliamo assolutamente questo luogo, facciamo selezione a personaggio, ed eccoci qua, ragazzi, che compariamo con Goku nel futuro distopico, dove c'è Trunks del futuro, ma noi dobbiamo andare da Zamasu. Quindi facciamo conferma e andiamo praticamente in basso. Vediamo dov'è che sta Zamasu. Mi ricordo che stava parecchio sotto comunque. Allora, devo scendere un bel po'. Attenzione. Dobbiamo andare praticamente in basso ai personaggi di Super. Dovrei vederlo sbloccato. Eccolo qua, ragazzi. Zamasu fusione sbloccato. Quindi vuol dire che l'altra volta era bloccato, perché sennò non ce l'avrebbe sbloccato così. Vuol dire che era con le catene, non me lo ricordavo più di tanto. Ed eccolo qui, ragazzi, in tutta la sua potenza, con la sua posa. Che vediamo? Allora, abbiamo la trasformazione di questo Zamasu in Zamasu fusione corrotto. Abbiamo la figura lì, la possiamo ben vedere. E per quanto riguarda le mosse, abbiamo corpo immortale. Questa è la vera giustizia. Ira sacra, lame del giudizio e lampo della soluzione. Lampo della soluzione lo mette come suprema, interessante. A questo punto facciamo personalizza e andiamo a vedere se ci sono dei costumi. Allora, costumi subitissimo. E no, ragazzi, abbiamo solamente Zamasu così come lo vediamo.
magari ci potrebbero essere altri skin in futuro, tipo Zamasu questo qui con gli abiti distrutti, già rovinati, ci potrebbe stare se magari arriviamo a fare la storia principale, dato che ho visto che le skin dei vari personaggi si sbloccano nella storia in questa maniera. Magari si potrebbero sbloccare delle skin di questo personaggio quando andremo a fare la storia con Black Goku come personaggio giocabile tra gli 8 presenti nella storia, ok? Quindi con Black Goku poi ci andiamo a fondere, immagino, con Zamasu, diventiamo Zamasu Fusione e lì appunto magari potremo sbloccare queste skin, a meno che non si possano sbloccare con i desideri da Super Shenron, ci potrebbe anche stare. Quindi adesso non lo so, lo scopriremo solamente vivendo e giocando. Per quanto riguarda i gesti, voglio proprio vedere che cosa ha Zamasu come gesti. Conferma. Abbiamo grande gesto, attenzione, anteprima. Ok, prostratevi, adorate il più nobile, splendido e onnipotente tra gli dei immortali, il sommo Zamasu. Oddio ragazzi. Ok, questa è la sua intro classica. Il fatto è che non mi piace molto come si muove, sembra che parti del corpo si compenetrino in modo strano e appunto che il personaggio si spezzi quasi. Non so se avete visto, ve la faccio rivedere. Cioè, guardate l'animazione. Inizia bene, poi inizia un po' a compenetrarsi, vedete? Sembra che le mani passino attraverso l'abito. E ecco, non mi convince appieno, questo voglio dire. Ci sta che ci siano ancora dei problemini, magari potrebbero essere risolti su alcuni personaggi, ma qui si nota tantissimo, questo lo posso dire. Poi abbiamo come altro gesto, emote, domanda. Ok, fa così ragazzi, perfetto. Questo è molto veloce, molto semplice. La frase ovviamente è sempre la stessa, ma la possiamo cambiare dalla battuta gesto A. Poi possiamo fare delusione. Ok, che fa? Che diavolo fa? Ma che animazione è? Che cavolo era quella roba, ragazzi? Rivediamola. Ma non mi piace per niente. Sembra tipo che si muove come un ragazzino gangster che si fa tutto il forte, tutto il figo. Ma che è sta roba? Questa non mi è piaciuta per niente, ok. Fatti sotto, questa potrebbe essere meglio. Ok. Sì, ci può stare, ma non è convincente, questo è il problema. E questo è il fatto, ragazzi. Si muove proprio come si muovono i personaggi, in modo strano e appunto non realistico, in naturale, nel menu. Ok, nel menu ci sono i personaggi che si muovono e quindi hanno tutti quanti i personaggi, tutte queste animazioni strane. E non so se risolveranno mai tutto quanto, perché a quanto pare sono così le animazioni. Non lo so. Continuo a dire che non tanto mi piacciono, eh. Non lo so come funziona. Non so se aggiusteranno il tutto in futuro, ma così non tanto ci siamo, eh. Vabbè, andiamo avanti, vediamo. Abbiamo smettila, anteprima. Ok, fa solamente così. Ma sembra strano nei movimenti. Cioè, è come se la skin del personaggio non si sposasse bene con quello che sta facendo con le mani, con il corpo. Ok, solo alcune vanno bene, ma le altre non tanto. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 praticamente, ok. E basta così, questa è l'ultima. Vedete, cioè parla, ma non è convincente, non lo so, sembra un'animazione fatta male. Credo che il più grande problema di questo gioco possa essere proprio il fatto delle animazioni fatte male. Poi magari il resto si può sempre risolvere, ok, se ci sono degli altri problemi. Ma per questa roba qua come la mettiamo? Rimane tutto così per sempre? Chi lo sa? Qui sotto invece abbiamo battuta gesto Zamasu Fusione 1, che sarebbe la battuta del gesto, ovvero la dicitura che esce scritta sotto la frase. Se facciamo anteprima, dice sta cosa qua: prostratevi, adorate il più nobile, splendido e onnipotente tra gli dei immortali, il sommo Zamasu, ok? Mentre l'altra sarebbe battuta gesto Zamasu fusione 4. Sentiamo. Sono il sole che illumina questo mondo, ok? Questo lo diceva ovviamente nell'anime, tutto preso dall'anime. E questa emote, battuta gesto Zamasu fusione 4, per Zamasu Fusione nello specifico e tanti altri personaggi, tutto ciò è sbloccato grazie alla Ultimate Edition. Me lo ricordo, c'è uscito scritto chiaramente all'inizio del gioco, quando ci sono uscite tutte quelle schermate che ci avvisavano di tutto quanto. E basta così, non ci sono delle altre battute. Poi magari nella storia, andando avanti, usando soprattutto Black Goku, poi andando avanti con Zamasu, Zamasu Fusione, eccetera, eccetera, si potrebbero sbloccare delle altre battute. Almeno spero questo, non penso che possano essere solamente due, sono un po' pochine, ecco, per quanto riguarda la personalizzazione. Facciamo indietro e ragazzi vediamo che altro abbiamo. Le musiche sono sempre quelle, ok, qui non cambia nulla. Per quanto riguarda gli oggetti sono sempre questi, ok. Quindi questo qui ragazzi è Zamasu
Appunto, non voglio già spoilerarmi com'è che funziona il personaggio con gli attacchi speciali e tutto quanto, avremo modo sicuramente di utilizzarlo. Comunque sia, adesso che siamo ancora all'inizio della storia principale del gioco, non vorrei già passare a utilizzare Zamasu Fusione, che è di una saga di Dragon Ball Super, quasi della fine di Super, no? Non vorrei fare un passo così tanto in avanti e spoilerarmi già tutto, quindi ce lo teniamo caldo per un prossimo episodio che arriverà e appunto poi ce lo andremo a provare magari con calma. Per il momento godiamoci tutti i vari personaggi man mano che arrivano, man mano che li sblocchiamo in ordine, e per il momento almeno abbiamo dato una rapida occhiata al personaggio che abbiamo sbloccato. Almeno questo, ragazzi, ci stava. Ovviamente l'obiettivo di oggi era solamente esprimere il desiderio e non provare personaggi che vedremo in futuro. Quando ci arriveremo, allora li andremo a provare. Adesso sarebbe davvero brutto passare da Goku, inizio della saga di Saiyan, a Zamasu Fusione, già così direttamente. Quindi non temete, perché lo proveremo con calma a tempo debito. Adesso non è assolutamente il momento. Bene, che dire, oggi siamo andati assieme ad esprimere il primissimo desiderio al drago Super Shenron, davvero potentissimo e imponente. È stato molto più bello, magico ed epico esprimere il desiderio a Super Shenron stavolta rispetto ad esprimere il desiderio al drago Shenron normale, classico sulla Terra, perché quello lì lo abbiamo visto mille volte, sia nell'anime eccetera eccetera, ma anche nei vari giochi tipo Xenoverse e Kakarot, e adesso abbiamo per la prima volta la possibilità di esprimere desideri a un drago così grande e così potente e tra l'altro divino. E certo, ragazzi, quello lì è un drago che può esprimere qualsiasi tipo di desiderio senza problemi, ormai lo sappiamo. Insomma, il tutto è stato davvero miticissimo. Abbiamo sbloccato Zamasu Fusione, potevamo scegliere tra Black Goku e Zamasu Fusione, ma credo che Zamasu Fusione mi piaccia un po' di più di Black Goku, quindi ho scelto lui. Lo abbiamo un po' controllato lì all'interno del roster, ma come ho detto non ho voluto utilizzarlo perché, ragazzi, se no ci spoileriamo già tutto, poi tanto vale utilizzare già tutti i personaggi appunto nelle battaglie così tanto per, e invece no, io voglio tenermi tutto caldo per quando arriverà il momento e sarà molto molto più epico così, ad esempio nella storia. Vorrei aspettare e poi con calma godermi l'apparizione di quel personaggio, ad esempio nella storia principale, così come tutti gli altri personaggi che compariranno. Non voglio già utilizzarli così in una battaglia libera tanto per, e poi appunto già so di cosa è capace il nemico, voglio anche godermi il tutto a modo mio. Ci siamo già giocati ormai il desiderio al drago Shenron e il desiderio a Super Shenron. Questo vuol dire che non abbiamo più i bonus della Ultimate Edition, ce li siamo ormai giocati oggi, ragazzi, e quindi prossimamente, per quanto riguarda i desideri, dobbiamo andare prima a raccogliere le sfere del drago e poi esprimere un nuovo desiderio. Così funziona, sarà una cosa che andremo a fare di tanto in tanto e sarà divertente, proprio come lo è stato su Dragon Ball Xenoverse 2 le tante volte che lo abbiamo fatto, e anche in Dragon Ball Z Kakarot. A questo punto questo video è giunto al termine. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere un po' che ne pensate di tutto questo episodio, fatemi sapere che ne pensate appunto del drago Super Shenron, fatemi sapere che ne pensate del desiderio che ho espresso e quindi del personaggio di Zamasu Fusione, se vi piace o meno, se vi piacciono le sue movenze, i suoi gesti che fa, se appunto concordate con me che si muove in modo strano questo Zamasu e anche tutti gli altri personaggi, come vi sto dicendo spesso. I movimenti dei personaggi non mi convincono appieno e non so se un giorno fixeranno tutto ciò. Comunque fatemi sapere tutto quello che volete. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò.